Hi people of YouTube, welcome back to a new episode of Sentro, due a parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata. Ci siamo lasciati la scorsa puntata che il nostro covo è stato sistemato del tutto, però c'è questa cosa che non riesco a capire. Qui c'è questa U che è l'ascensore, sia sopra che sotto. Ok, in teoria questa qui sotto ce n'è una sola, mentre sopra ne appaiono due. Credo che quella che appare sopra due volte sia la stessa che qua, ma che viene vista dall'alto e quindi appare due volte. Non ha molto senso, ma va bene. Come al solito abbiamo fatto un bel po' di casino con i Ronin e adesso sembrerebbe che ci sia intromessa anche un po' la Ultor. Vediamo che cosa vogliono. Servizio in camera. This is a hell of a place you got here. Ma che stronzo, guarda che è tutto sistemato, pezzo di merda. Dane Vogel, who works for Ultor. I remember he swung by the church and offered Dex a job a while back. You're shitting me. Who's Dex? Dex was a man who had higher aspirations than being a thug. You can't blame him for moving on up. He was a fucking sellout. You call him a sellout, I call him a millionaire. What do you want? I want to help you. If I need any Ultor unlimited sunglasses, I'll steal them. So you're familiar with our products? Fuck off, Vogel. Do you want our help or not? Maybe. Yes. No. Well, this is a well-oiled machine. What do you got? We've recently severed our ties with the Ronin. Oh, you're breaking my heart. I know where the Akujis lay their heads. I doubt any of your lieutenants have that information. I don't know. Sean just fucked a lot of guys. That's talking sense. How do we know he's not a trap? That part's easy. I'll wait for you here. If you don't make it back, one of your boys can take me out. Yo, why don't we just cut the waiting part? I think the waiting part is very important. Get, you're with me. Pierce, you're babysitting Vogel. Ma dai! You sure you don't want me to take out this asshole now? Save the bullet for a Akuji. Cosa bella che in realtà quel proiettile non verrà salvato comunque. Ah, vabbè dai Johnny, ti sei già ripreso, sei in piedi, forza. Andiamo a fare un po' del culo. Un po' di Ronin. Oh my god, I'm looking forward to taking those assholes. Lo so. Johnny, when we get to that hotel, we're killing every motherfucker in there. Good. Ed eccoci arrivati. Forza, vieni, Johnny. Andiamo a spaccare un po' di culi. Maledetti! Spacco il culo a tutti! Dov'è? Ecco fatto. Va bene, tranquillo, ci penso io. Ci penso io agli stronzi più grossi. Datemi proiettili. Bastardi, vi spacco la faccia a tutti ora. Oh, aspetta. Piazziamo la bomba. Minchia, abbiamo 4 minuti, fermi tutti. Non pensavo che già dalla prima la bomba partisse. Perfetto, allora muoviamoci. Dai, ok. Sì, come no. Ecco fatto. Buttiamo un po' di bombe a cazzo di cane anche sotto i... come si chiama? Sotto i divani, ma perché no, tanto? Già che le abbiamo, usiamole. Aspetta. Ecco fatto. Mettiamo un'altra bomba. Proseguiamo di nuovo al piano di sopra. Ecco fatto. Ce ne mancano solo altre 3. Dai. Volevi, maledetto cane. Ecco fatto. Vieni qua. Bomba piazzata. Abbiamo altri 3 minuti prima che questo posto esploda malamente. Mettiamo un'altra bombina qui. Ce ne manca solo una. Al prossimo piano. Dobbiamo scendere quindi. No, scusami. Mi dice che è di sopra. Ah, aspetta. Forse stavo sbagliando io l'uscita. Ok. Ogni tanto va bene cambiare arma. Detto da chi è appena morto. Eccoci qua, si sale ancora di un altro piano.
Grazie di tutte vostre munizioni. Ecco fatto. Aspetta, aspetta che io continuo intanto. Ehi. Porca troia. Non riuscivo neanche a mirarlo. E un'ultima bomba qui. Dobbiamo buttarci di sotto. Uccidiamo i luogotenenti, ma non ne capisco il senso, visto che abbiamo appena piazzato delle bombe. Il che li ucciderebbe comunque, però va bene. Ecco fatto, ne mancano solo due. E ci manca ancora un minuto e mezzo. Ecco qua. Arrampicati. Ok. Dio mio, non ho capito. Che devo fare ora? Ma mi devo buttare di sotto, sul serio? Va bene, guarda. Sono contento uguale. È stata una bella scena. Ta-da! Johnny, dobbiamo andarcene. Vuoi farti un tiro? Yo, it's been gone a long time. Maybe I should... You really shouldn't. It's all right, Pierce. He led us right to him. Get out of here, Vogel. You've been a gracious host. How come you went to the Ronin and not us? You were in a coma and we couldn't find Julius. Timing. Questo è vero. E chissà come mai. Ma guarda che c'è la pipetta di Sean di volante. I had no idea how far my shame could extend. Don't worry, father. I'll fix this. Immagino. Shogo, you'll continue to disappoint me. Poveraggio. Sto qua è in balia degli eventi comunque, questo poverino. Bright Town, $500. Altre missioni disponibili. E la prossima missione è importante. È proprio importante la prossima missione. Direi che prima di andare bisogna cambiarsi d'abito. Ci vuole qualcosa di più appropriato. Direi che questo vestito è appropriato per il prossimo episodio. Quindi signori, vi ringrazio tutti per avermi seguito come al solito se mi avete seguito. Se volete dirmi qualcosa sempre qua sotto, noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti!